Il diritto all'oblio oncologico è legge. Fino ad oggi chi aveva avuto una diagnosi di cancro, nonostante fosse guarito, poteva ricevere un rifiuto alla richiesta di un prestito o di un mutuo, alla possibilità di partecipare a un concorso o a una domanda di adozione. Ora, con la nuova normativa, non sarà più così. Per saperne di più, parliamo con Elisabetta Iannelli, avvocata, vicepresidente dell'Associazione Italiana dei Malati di Cancro e segretaria generale della Federazione delle Associazioni di Volontariato in oncologia. Buongiorno, dottoressa, e grazie per aver accettato il nostro Grazie a invito. voi, buongiorno. Innanzitutto partiamo da una definizione. Cosa si intende per diritto all'oblio oncologico? Allora, il diritto all'oblio è una novità normativa, riguarda le persone che possono considerarsi guarite dal cancro e secondo la scienza sono persone che hanno terminato i trattamenti oncologici in assenza di recidive da almeno 10 anni, e se il tumore è insorto invece in età giovanile, quindi prima dei 21 anni, il tempo trascorso è di 5 anni. Questo naturalmente è un termine temporale che riguarda tutte le patologie oncologiche, ma sappiamo bene che poi ci sono patologie e patologie, tanto che la legge giustamente prevede un termine anche inferiore che verrà individuato successivamente. Con decreti attuativi da parte del Ministero della Salute per quelle patologie che possono considerarsi guarite in un tempo più stretto. Queste persone, i guariti dal cancro, non dovranno più fornire informazioni sulla pregressa patologia e soprattutto non potranno essere effettuate indagini su questo, cioè sullo stato di salute pregresso, che possano in qualche modo condizionare un contratto assicurativo piuttosto che un mutuo, piuttosto che un'idoneità all'adozione. Ecco, entriamo un po' più nello specifico. Fino ad oggi cosa accadeva? Quali erano gli ambiti in cui appunto le persone guarite da un tumore venivano in qualche modo discriminate? Ma dunque, siamo arrivati a questa legge proprio partendo dalle esigenze delle persone guarite, che sono sempre di più, per fortuna, questa è la buona notizia. In particolare, la prima problematica che si verificava qual era la richiesta di un mutuo o di un finanziamento per il quale viene richiesto normalmente, anche se non è obbligatorio, come accessorio una garanzia assicurativa sulla vita della persona che sottoscrive questo mutuo o che chiede un finanziamento. Nel momento in cui la persona dichiarava, su richiesta chiaramente della compagnia, la pregressa patologia oncologica, spesso e volentieri come dire, questa fase precontrattuale si interrompeva proprio perché non era possibile sottoscrivere, le compagnie non garantivano dal punto di vista assicurativo la persona. E questo chiaramente è un grosso problema per il ritorno alla vita di chi è guarito dal cancro, oltre che una forma naturalmente di discriminazione, perché se la persona guarita fondamentalmente è considerata al pari del sano, per quale ragione deve essere esclusa? Per quale ragione non può progettare di acquistare una casa con un mutuo piuttosto che avviare un'attività professionale? Poi anche in altri ambiti, come quello appunto dell'idoneità all'adozione o anche in ambito lavorativo, soprattutto nelle fasi di selezione concorsuale, quindi all'inizio dell'attività lavorativa, spesso si sono verificate questo tipo di difficoltà. E quindi con un movimento che parte proprio dalle associazioni dei pazienti a livello sia nazionale che europeo, si è arrivati a questa legge che in alcuni stati in Europa era già stata approvata negli anni scorsi. Ecco, entriamo ora più nello specifico della, legge. Che cosa cambia, adesso? Cosa introduce questa nuova normativa? Ma, non a caso la legge si intitola Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono guarite. Quindi abbiamo detto che l'ambito di tutela è quello delle persone guarite. In questo caso si sofferma in particolare in questi tre ambiti: l'ambito finanziario assicurativo, quello lavorativo e quello dell'idoneità alle adozioni. E ci sono tre articoli appunto che si occupano specificatamente di questi ambiti. Non è possibile che, non è più possibile che venga richiesta
una dichiarazione da parte dell'interessato della pregressa patologia se è trascorso un certo numero di anni. Ad esempio, in ambito assicurativo, addirittura è demandato alle assicurazioni di avvisare il potenziale contraente che se sono trascorsi più di 10, 5, quello che è previsto dalla legge o dai decreti attuativi, non dovrà appunto neanche dichiararlo, tantomeno l'assicurazione potrà fare delle indagini, delle investigazioni per conoscere la pregressa patologia. Questo non inciderà più sul contratto assicurativo, non potrà essere chiesto un premio maggiorato perché il rischio di salute è maggiorato per la pregressa patologia. Questo è quello che cambia. Ed è da sottolineare anche il fatto che la legge prevede anche delle norme, diciamo così, transitorie per la situazione per le situazioni di coloro i quali hanno magari sottoscritto un'assicurazione prima dell'entrata in vigore della legge, ovvero del 2 gennaio 2024. Avendo appunto magari una maggiorazione, facciamo questo esempio, del premio assicurativo per la pregressa patologia. Ora, se queste persone rientrano nella categoria dei guariti dal cancro, potranno produrre una certificazione, un certificato di guarigione e sulla base di questo quindi verrà, diciamo, adeguato anche il contratto. Chiamo il conto assicurativo alla condizione, di salute e quindi paragonato a una persona sana e applicato il diritto all'oblio. Quali sono, dal suo punto di vista, i punti più importanti di questa legge? Qual è il peso di questa normativa? Prima di tutto, ancora prima che una rilevanza di carattere giuridico, io direi che ha una rilevanza di carattere culturale, perché viene di fatto normato la condizione di guarigione dal cancro, cosa che ancora non è entrata nella sensibilità culturale, no? Di tutte le persone. Per cui già questo è un segnale molto forte. Inoltre si restituisce in questo modo ha una vita piena e dignitosa chi ha avuto un incidente, chiamiamolo così, di malattia grave e importante, ma lo ha superato e quindi ha tutto il diritto, ha pieno diritto a essere reintegrato al 100%, a non essere più discriminato, avere quel bollino blu che in qualche modo lo mette in una categoria svantaggiata. Quindi sono diversi gli aspetti. E poi comunque è una normativa non solo fortemente innovativa qui in Italia, ma noi siamo forse andati anche un po' oltre rispetto alle precedenti esperienze legislative degli altri paesi, perché gli altri paesi si sono fermati all'aspetto assicurativo finanziario, mentre in Italia abbiamo pensato anche all'aspetto lavorativo e a quello della genitorialità adottiva. Vorrei scendere con lei nel dettaglio, per esempio, dei concorsi. Cosa avviene oggi quando un paziente con un cancro, con un tumore, si presenta a un concorso? Deve dichiararlo? Non deve dichiararlo? Adesso con questa normativa come si deve procedere? Ah, con questa normativa non dovrà più dichiarare se appunto sono trascorsi 10 o 5 anni dalla fine dei trattamenti attivi e in assenza ovviamente di una recidiva, di aver avuto un cancro. E quindi naturalmente non potrà essere escluso perché inidoneo a causa di una pregressa patologia che ha superato per fortuna brillantemente. Questa è la grande novità. Ma sono previste anche un'indicazione, diciamo, di politiche attive sul lavoro, e qui entriamo anche l'unico aspetto della legge che non riguarda solo i guariti, ma anche gli altri, perché le politiche attive di inclusione lavorativa che la legge demanda poi ovviamente al Ministero del Welfare fondamentalmente, riguarda tutti i lavoratori che hanno avuto una diagnosi oncologica, anche quelli che non sono ancora guariti. Abbiamo parlato di 10 anni dopo la patologia per essere dichiarati guariti. Nel corso di questi 10 anni, cosa accade? Ecco, è bene chiarire che non si deve attendere di essere guariti per poter essere tutelati, per avere dei diritti come persona che ha avuto una diagnosi oncologica. Naturalmente anche coloro i quali non possono ancora, perché io vorrei dare questo come anche segnale, insomma, di speranza, no? Ancora non sono considerati guariti perché sono nella fase acuta o una lungo cronicità in attesa appunto di questo traguardo, sono comunque titolari di diritti che sono garantiti
riconosciuti e garantiti da leggi dello Stato, da contrattazione collettiva, da regolamenti, e che è importante che conoscano per poterli esercitare, per potersi difendere ove necessario, o comunque per pretendere che venga applicato quanto la norma prevede in loro favore. E non a caso, infatti, oltre 15 anni abbiamo pubblicato con AIMAC un libretto sui diritti del malato di cancro che è liberamente e gratuitamente consultabile online o può essere richiesto nel formato cartaceo da parte di persone interessate, dove in oltre 60 pagine sono raccolte le informazioni anche proprio pratiche per poter usufruire di una serie di diritti collegati alla patologia ed eventualmente comunque alla disabilità oncologica che deriva o dalla malattia e dai trattamenti terapeutici. Per quel che riguarda i tre settori a cui si riferisce la normativa, però non cambia niente in questi 10 anni. In questi 10 anni, fondamentalmente no, intanto ecco, per fare un esempio concreto, allora l'idoneità all'adozione non è che bisogna aspettare di essere guariti per poter essere riconosciuti idonei a un'adozione nazionale o internazionale. La differenza sta nel fatto che se sono trascorsi questi 10 anni non si dovrà proprio dichiarare e non dovrà essere preso in considerazione la pregressa patologia. Se invece non sono ancora trascorsi, verrà fatta, come è stato fino ad ora, una valutazione per il mezzo dei consulenti d'ufficio del Tribunale dei Minori, che valuteranno caso per caso se, gli aspetta, dal punto di vista psicofisico, quella persona, quell'aspirante madre, aspirante padre, sono idonei a accogliere nella loro famiglia un bambino. Quindi, in questo senso, per chi non è ancora guarito, ovviamente non cambia nulla. Potrebbe farci un altro esempio, come questo che ci ha fatto dell'adozione, che è stato molto chiaro? Ritornando nell'ambito che è assicurativo, anche qui, chi è guarito non deve proprio dichiararlo e ripeto, la pregressa condizione non rientra nella valutazione della, assicurabilità della persona. Chi è ancora guarito non è, potrà contrattare, diciamo, con la compagnia e ottenere di essere ugualmente assicurato con una maggiorazione del premio che è corrispondente, dovrebbe essere corrispondente, proporzionato all'aumentato rischio rispetto alla popolazione sana. E questo non sarebbe una forma di discriminazione o di ingiustizia nei confronti di quella persona, perché si tratta di stabilire, cioè di misurare qual è il rischio assicurativo, come se dovessimo assicurare le mani di un pianista rispetto alle mani di una persona che altro fa nella vita, no? È evidente che le mani del pianista hanno un valore molto più alto o le gambe della modella che non la persona che fa altre attività, no? Quindi in quel caso, come nel caso di una persona che presenta una patologia pregressa, la maggiorazione del premio è solamente un adeguamento all'aumentato rischio. In alternativa potrebbero esserci, diciamo così, magari delle esclusioni per cui si potrebbe fare un'assicurazione che esclude dal rischio tutto ciò che è connesso eventualmente conseguente alla patologia oncologica. Questo è più rischioso perché diventa un ambito anche un po' troppo ampio e che potrebbe portare poi a contenziosi perché si potrebbe entrare in cioè, potrebbe discutere che quel determinato evento sia o meno correlato o correlabile alla pregressa patologia. Quindi diciamo che la soluzione potrebbe, elettiva dovrebbe essere quella di una maggiorazione del premio. Grazie.